So che non ci crederete, ma il 22 dicembre inauguriamo la Salerno Reggio Calabria, tenetevi forte. E, no, e a tutti quelli che hanno fatto O, saremo costretti a fare un pezzo da Salerno Reggio Calabria, guido io, così anche se la strada va bene vi sentirete male lo stesso. L'inaugurazione della Salerno-Reggio Calabria avverrà, come previsto, il 22 dicembre. Lo ha confermato il presidente dell'ANAS, Gianni Vittorio Armani, ai cronisti che gli chiedevano se il calendario potesse subire modifiche a causa delle dimissioni del premier Matteo Renzi, che molto aveva spinto per il completamento dell'opera. L'ultimo cantiere della 3, ha detto Armani, sarà completato entro il 22 dicembre e l'inaugurazione la faremo. È vero, ha proseguito, che era un obiettivo sfidante che ci ha dato il governo, ma, ha puntualizzato, noi l'abbiamo fatto non per fare contento qualcuno, ma perché ci credevamo davvero. In ogni caso, ha concluso, è chiaro che una festa con un presidente del Consiglio è una cosa, mentre non avere l'evento giustamente rappresentato è un'altra, ma ce ne faremo una ragione. Cristina Iannuzzi per l'ACI News 24.